Ancora fughe di migranti dai centri d'accoglienza di Blei, l'ultima proprio questa notte. Dall'hotspot di Pozzallo si cercano 7 migranti, probabilmente positivi al coronavirus, che sono riusciti a eludere i controlli e far perdere le proprie tracce, almeno finora. Attualmente è stato individuato solamente uno dei fuggitivi, anche lui minorenne che durante l'evasione si sarebbe fratturato una caviglia. Il giovane è stato quindi trasferito in ospedale per i soccorsi sanitari del caso. La fuga di questa notte fa seguito a un'altra fuga di qualche giorno fa di altri migranti, fortunatamente tutti negativi al Covid. Nelle prossime ore si cercherà di capire meglio che cosa è accaduto, anche perché se si tratta di migranti minorenni, il sindaco è il loro tutore, oltre ad essere massima autorità sanitaria del comune. Non è la prima volta che diversi ospiti del centro d'accoglienza di Pozzallo riescono a fuggire. Eclatante quanto accaduto lo scorso agosto, quando 50 migranti riuscirono ad evadere dal centro d'accoglienza. C'è stata la fuga di 7 immigrati nell'hotspot di Pozzallo, che fa seguito ad un'altra fuga di qualche giorno fa, però allora quegli immigrati, quei 6-7 immigrati che erano scappati qualche giorno fa, erano tutti negativi al Covid. Ora non so assolutamente nulla, più tardi cercherò di informarmi con le autorità, anche perché se si tratta di minori il sindaco è il tutore e quindi deve essere informato, e poi anche perché il sindaco è massima autorità sanitaria del territorio e quindi deve essere messo in grado di capire se queste persone sono ancora in giro oppure no. A tuttora non gli so dire altra cosa, perché di queste 7 uno nel saltare forse il muro di cinta, no? Non so che cosa è accaduto, pare che si sia fatto male a una gamba, potrebbe avere anche una frattura e pare che sia ricoverato in ospedale, però non sono notizie ufficiali, quelle che gli do sono notizie che ho acquisito così.